Ho partecipato a tantissimi di questi ed è stato diverso rispetto agli altri anni e anche forse più pesante, cioè nel momento in cui ci mettiamo qua a parlare forse si spera che ci sia anche la volontà di dire qualcosa che possa scuotere una coscienza e cambiare le cose, quindi avendo percepito anche il problema forse in maniera ancora più vicina questa volta. È stato faticoso, quindi in questo mando un abbraccio anche a tutte le altre persone che l'hanno fatto sui palchi, eccetera, perché io ho il vantaggio di mascherare tutto attraverso l'antropologia e quindi mi dà una capacità di gestire il problema, l'emergenza con una freddezza che altre persone non hanno, altre soggettività non hanno quando affrontano questo problema, perché magari si mettono in prima persona con le loro esperienze, con le loro storie, in quanto vittime, in quanto survivor, quindi insomma, facciamoci caso, dato che chiediamo tanto a queste persone quando poi devono prendere il microfono in mano e magari c'è anche qualcuno dal pubblico che dice io non sono d'accordo, quindi questa è una cosa a cui tengo molto sempre a sottolineare. Per quanto riguarda il lavoro fatto, penso che sia estremamente utile, nel senso che fa proprio, cioè crea delle prove fondamentali perché, come è stato detto prima, la piramide della violenza la possiamo immaginare molto bene effettivamente come un iceberg perché c'è una parte che non si vede. Quando noi parliamo di questioni di genere, di violenza di genere, abbiamo a che fare con questo grosso problema culturale che però la gente non sa mai bene come maneggiarlo. Ci sono però delle figure competenti che queste cose invece se le studiano, che sono appunto tutte le scienze umane, quindi antropologia, sociologia, eccetera, che sono figure che non vengono molto prese in considerazione. Di solito non si sa nemmeno che cosa facciano bene queste figure. Quello che fa un antropologo, in questo caso una persona che si occupa di antropologia, è quello di raccogliere un po' le narrazioni che si creano su un determinato aspetto culturale, come si è detto prima, per esempio la figura dell'uomo e della donna, e analizzare anche un po' i cortocircuiti che si creano su queste narrazioni, per esempio la femminuccia, il mammo, si parla sempre del fatto che l'uomo e la donna siano dei concetti naturali, poi improvvisamente se un uomo si mette lo smalto è meno uomo. E inizia ad esserci a crearsi una matematica del genere che fa scricchiolare questo concetto di naturalità del genere, che infatti, spoiler, non è naturale, lo scopriamo nella lezione 1 dell'antropologia, di una qualunque classe di antropologia, e scopriamo invece che noi ci occupiamo, e la faccio veloce, di corpi culturali, cioè quelli che noi in realtà stiamo andando a descrivere sono le storie che i corpi stanno esprimendo banalmente. Quindi il fatto del tipo di vestiti che indossiamo, il fatto di avere un determinato taglio di capelli, di gesticolare, di avere un determinato tono della voce, come siamo seduti su una sedia, ci danno tutta una serie di dati che noi registriamo nella nostra mente anche in base ai codici socioculturali che noi viviamo in un determinato periodo storico, in un determinato luogo. Complesso, me ne rendo conto, però ecco, questo è tutto quello che noi di solito non riusciamo a vedere. E qui c'è un problema. Perché siccome tutto questo è una pesantata, è una cosa faticosa, pesante da tenere in considerazione sempre e costantemente nello stesso momento, nella nostra testa, nei nostri ragionamenti, semplifichiamo tutto, diciamo che è naturale, ma soprattutto se è un problema scomodo, se è una cosa fastidiosa da ragionare, siccome è sott'acqua questa parte dell'iceberg, noi possiamo fare finta che non esista. Ed è qui il problema, perché a questo punto, nel momento in cui affrontiamo gli argomenti, anche con le istituzioni, si può fare finta di niente. E si può fare finta di niente perché non lo vediamo mai e non riusciamo quindi a percepirlo. E questo poi si manifesta anche attraverso il linguaggio, infatti i titoli qua presenti. Però anche qua in realtà ci sono delle discipline che studiano che titoli del genere non possono essere utilizzati. Prima è stato detto, beh, secondo noi non va bene un titolo come questo, ubriache fradice. La semiotica ci dice che ubriache fradice in un titolo del genere ha quello che viene definito il value loaded, cioè è carico di significato. Cioè tu hai messo ubriache fradice perché vuoi dire proprio qualcosa. Cioè non è un'opinione, è proprio, c'è una disciplina che studia il linguaggio e ci spiega proprio come noi costruiamo il linguaggio in cui noi implicitamente, più o meno consapevolmente, inseriamo già un giudizio. E quindi ci sta dicendo qualcosa di quella famosa narrazione che l'antropologia va a studiare. E effettivamente noi vediamo che,
ci sono delle incongruenze, come dicevo prima, sul modo in cui raccontiamo i corpi, sul modo in cui raccontiamo i ruoli che questi corpi hanno nella nostra società e anche poi, quindi, sulla violenza di genere, che appunto in molti casi continuiamo a non vedere, a non voler vedere, o comunque a distribuire la colpa in maniera più equa, un po' sulla vittima, un po' sul carnefice, perché appunto magari erano ubriache, magari dovevano essere più specifiche, magari il fondo è che lui le amava troppo. Anche lì poi ci sarebbe un enorme capitolo che non apro, ma che sarebbe da affrontare, sul modo in cui noi andiamo a raccontare l'amore. Appunto, occupandomi di consulenza sessuale, questo apre un problema gigantesco che tra l'altro è stato espresso già all'inizio, cioè il problema della violenza di genere è che non solo a volte non ci interessa vederla perché è comodo non vederla, ma a volte non riusciamo nemmeno a capire che è violenza. E prima si è parlato di chiamate che arrivano quando è avvenuta una violenza fisica. In consulenza, in sessuale, a volte capita proprio la domanda: ma questa è violenza? Perché non lo sanno. Non lo sanno, è così vergognoso ammettere che l'amore, questo grande premio che la nostra società ci impone di raggiungere, questa grande promessa di felicità, che poi felicità non è mai, perché è comunque un lavoro, insomma, mettiamola così, è impegnativo, e alla fine cioè vuol dire dichiarare un fallimento, però anche lì il fallimento di che cosa? Di una narrazione che ci è stata imposta, del fatto che l'amore doveva essere questa grande soluzione alla nostra vita, di felicità assoluta, che non è assolutamente così, non è assolutamente così, cioè le storie che ti arrivano di persone con la voce rotta in gola, anche carnefici che ti dicono: ma io questa cosa che ho fatto, che cos'era, che cos'è stata? E la risposta, nel mio caso, con la mia esperienza di lavoro in questo settore, è sì, è violenza, sempre. Sempre. Di solito se c'è il dubbio, di solito è violenza, tra l'altro. Ma perché proprio non è coerente col tipo di narrazione che seguiamo e non vogliamo ragionarci, non vogliamo lavorarci sopra. E questo è un problema, perché poi, con l'esempio di Cecchettin che c'è stato appunto in questo mese, che ha fatto esplodere tutti i salotti televisivi, e poi arrivano delle risposte, no? Comunque si cerca di sensazionalizzare l'argomento e quindi si apre il dibattito, e quindi abbiamo avuto ben due sociologi che in prima serata ci hanno detto: no, ma il patriarcato è finito, prendete, andatene in pace, no? E tra l'altro l'hanno detto in un programma dove si parlava del fatto che una donna era stata uccisa proprio in quanto donna dal compagno, perché non poteva lasciarla, perché da sola non meritava di vivere. Cioè in un programma dove si parlava proprio di quello, con un indizio del genere, comunque il patriarcato è finito. A me sembra un sintomo abbastanza evidente. Però siccome potrebbe essere utile ragionare insieme su questa cosa, cioè con un modo critico, allora mi metto a fare proprio l'antropologo. Allora, quello che hanno detto loro è, in parte c'è un discorso che bisogna ammettere, cioè le scienze umane non avranno mai la prova matematica di quello che fanno. Quindi io non vi potrò mai provare al 100% che il patriarcato è iniziato questo giorno, finirà il giorno X, o che qui siamo nel patriarcato. Non ho una prova assoluta per questa roba qui. Però ci sono degli elementi che ci permettono di capirlo. Le proposte che hanno mosso, diciamo, in diversi salotti televisivi in questi giorni è che in realtà potrebbe essere dovuto il caso dei femminicidi a una educazione dei giovani molle, in cui adesso i ragazzi vengono educati a non essere più competitivi, e questo chiaramente li rende più suscettibili a gestire male un fallimento. Anche lì il fallimento dell'amore, che allora dovremmo gestire la narrazione legata all'amore. Allora i femminicidi, però vi direi io, dovrebbero essere commessi tutti da ventenni praticamente, perché il concetto poi di contate che la donna che è stata, scusate non mi ricordo il nome, che è stata uccisa dopo Chiara aveva 66 anni e dal compagno che ne aveva 70, quindi già, cioè proprio il giorno stesso in cui era avvenuto questo tipo di dibattito, di tesi, siamo già fuori contesto. Questo che cosa ci fa capire? Intanto che tutti i dati li possiamo leggere un po' come vogliamo a questo punto, no? Cioè quando abbiamo una percentuale, si può dire 30% di persone che discriminate in questo settore è un numero altissimo, oppure ma il 30% è meno del 50%, quindi non è una grande emergenza, cioè le possiamo sentire tutte,
si può sentire qualunque cosa, anche lì. I dati si devono però saper leggere, perché se no non andiamo da nessuna parte. Ed è qui in realtà un discorso fondamentale, cioè quanto ci interessa il tema e poi soprattutto se il tema ci interessa, allora dobbiamo indagarlo, perché in questo caso, porterò l'acqua al mio mulino, l'antropologia è una disciplina che viene comodamente esclusa dall'argomento perché è una disciplina che si occupa del dato qualitativo, cioè del dato più piccolo. Mentre la sociologia ci dà i dati che sono fondamentali, l'antropologia invece prende proprio le storie delle persone. Quindi quando io poi mi rendo conto, con i dati alla mano, che non stiamo parlando di un indottrinamento di un problema che non c'è, ma del fatto che sia un problema sistemico legato al modo in cui noi raccontiamo i corpi delle donne, perché le ragazzine dai 6 anni in avanti ti dicono che loro si sentono per strada oggettificate, si sentono fischiare, cambiano fermata e ti possono parlare per 40-50 minuti in una classe del fatto che hanno sentito questo tipo di commento, hanno visto l'uomo che si masturbava davanti a loro alla fermata della metro, e questo datato 2023, perché le date secondo me sono importanti, ma sentito anche da quando ho iniziato a lavorare nel 2017, di quanto effettivamente non ci sia una consapevolezza nel che cosa sia una violenza, nel momento in cui parli con un ragazzo durante una consulenza sessuale e non ti sa spiegare che cos'è il consenso, se lo scordano quando si parla di sesso, cioè che cos'è che serve, che cos'è fondamentale per il sesso? L'igiene, l'amore, il letto, che mi è stato detto, poi gli riconosci che magari forse il consenso è importante, fa: ah già, il consenso, ma guarda te, ma perché manca? Cioè, eppure noi non ce lo scordiamo quando giochiamo, cioè persino i bambini piccoli all'asilo sanno esattamente come funziona il consenso, cioè quando non abbiamo più voglia di giocare si smette di giocare, anche perché se tu giochi forzatamente non stai giocando, spoiler, cioè chi è che ha finito per davvero una partita Monopoli? Quindi quando non ci va più di giocare, ad un certo punto basta, si mette via. Eppure con il sesso questa cosa ce la scordiamo, perché abbiamo una narrazione che racconta il sesso come se fosse una rampa di lancio dove si comincia e non si deve più parlare, cioè è inevitabile a questo punto che si decolli. Non è esattamente così, eppure facciamo proprio fatica a tornare indietro, perché il mio lavoro, che avviene appunto con gli individui ma anche per esempio in azienda su tematiche come diversity, equity and inclusion, non è semplicemente quello del dare delle informazioni nuove su una disciplina che noi non conosciamo, ma spiegare delle cose che vanno a rompere una narrazione che noi già abbiamo imparato. Ed è qui la difficoltà, perché nel momento in cui noi poi usciamo da quella porta dopo un evento del genere, non siamo delle persone migliori perché abbiamo sentito delle figure esperte parlare, ma forse abbiamo degli stimoli che ci possono permettere di romperci le ossa concettuali e forse imparare a cercare di cambiare le cose, ma cavolo quanto è difficile. E quindi a questo punto c'è sempre una domanda che sta alla base di tutto, che è: ci interessa farlo? Perché lavorando su questo argomento poi inevitabilmente, dovuto anche appunto a come il mio corpo racconta una storia, mi sono messo a gestire anche la questione legata al maschile. Quando mai? E anche perché mi porta a farmi ovviamente delle domande scomodissime, cioè parliamo del fatto che ci sono delle donne che sono delle vittime di una discriminazione che avviene nei loro confronti da parte delle persone socializzate come uomini? Bene, vuol dire che a un certo punto bisogna iniziare anche a parlare con questi uomini, anche con gli uomini violenti. Cioè, dobbiamo anche iniziare a porci delle domande scomodissime, cioè che cosa succede a un uomo quando scopre che è stato un uomo violento? Questa è una domanda a cui noi dobbiamo rispondere e far capire che la risposta non è una condanna, ma un'opportunità di cambiamento. Cioè, nel momento in cui tu scopri che hai sbagliato, forse puoi lavorare con te su te stesso, forse ci si può denunciare, forse si può fare un corso di formazione, forse si può trovare delle soluzioni, si può scoprire anche un percorso che porta a una consapevolezza maggiore sulle tematiche di questo tipo. Però ci frega la narrazione, ci frega la paura che la narrazione crea, perché sono tutti degli enormi tabù. Cioè, stiamo parlando di dati in cui in alcuni contesti le donne ti dicono al 90% che hanno subito atti di molestia e di violenza,
Ma allora dove sono, cioè, gli uomini che l'hanno commessa? Forse molto più vicini di quanto immaginiamo. Però noi abbiamo questa narrazione del mostro, del raptus, per cui la cosa è sempre lontanissima, è sempre inspiegabile. Cioè, quante testimonianze abbiamo del vicino di casa che ci diceva che era una brava persona, no? E questo che cosa ci racconta? Questa però fa parte di una narrazione che ci porta sempre lontano, tenendoci sempre noi al sicuro come i bravi ragazzi. E lì è un discorso complesso perché è come essere simpatici, non è una cosa che ci possiamo dire da soli. Cioè, te la deve dire un'altra persona, no? Come ti sei comportato, se certe cose poi non le vediamo per il famoso iceberg di prima. Quindi è un discorso estremamente complesso e dopo questo mese, tra l'altro io adesso ho un sacco di domande aperte su cui dovrò lavorare durante le vacanze di Natale, serenamente. E in generale comunque nei prossimi mesi e immagino che il mio lavoro sarà, cioè dirò delle cose molto diverse tra un po' di tempo perché il tipo di critiche che vengono mosse sui social che arrivano insomma in generale da un maschile rabbioso che non comprende quello che abbiamo detto stasera, un tipo di narrazione di questo tipo, perché non ha gli strumenti, perché non ha l'interesse, perché non ha la volontà di affrontare queste cose. Dobbiamo trovare un modo di parlarci con queste persone, perché almeno per quanto mi riguarda è una mia responsabilità se voglio fare divulgazione su questo argomento. In consulenza sessuale non è fondamentale che io dica delle belle cose, è importante che io mi metta sullo stesso piano della persona che ho davanti, che quella persona che ho davanti capisca qualcosa, produca da sé qualcosa in base a quello che io dico. In antropologia si studia molto un modo rispettoso con cui parlare alla persona che hai davanti quando l'altra persona non è detto che ti comprenda. È un lavoro che bisogna fare, un lavoro sporco, che però a un certo punto dobbiamo affrontare, affrontare proprio nella sua crudezza, nella sua brutalità, dove si va a parlare del mostro con il mostro, decostruire questa figura, capire quali sono poi eventualmente anche le possibili soluzioni al problema. Io per esempio collaboro con un'associazione che si chiama Amica Macho e che mercoledì farà un webinar online totalmente gratuito per chiunque, aperto a chiunque, dove spiegheremo come costruire dei gruppi di autocoscienza maschili indipendenti. Quindi appunto ci sarò io, l'antropologo, che cercherà di mettere giù un po' di stimoli interessanti, anche tutti i possibili inciampi che una cosa del genere può creare. Però insomma è un modo, no, per aprire, dare delle soluzioni, dare delle possibilità, responsabilizzare, responsabilizzarsi. È un lavoro lunghissimo, però avviene veramente attraverso la volontà delle persone, cioè bisogna veramente volere un cambiamento, altrimenti non lo avremo mai. E nel momento in cui lo affrontiamo in maniera più sistemica, anche lì attenzione a chiedere sempre la testimonianza delle persone, perché dopo un po' la gente esce fuori di testa. E ricordiamoci della competenza che ci vuole per affrontare questi problemi, perché il patriarcato esiste e ve lo dice una persona competente.